e ti rendi conto che è arrivato settembre perché YouTube è pieno di video back to school. E il cane dei vicini che abbaia non è molto coerente. E poi non mi dire che un 6 è come un 10, perché un 6 non è un 10, la matematica non è un'opinione. Ciao a tutti ragazzi, io sono Anna e benvenuti in questo nuovo video. Settembre è arrivato ragazzi, sì, non so nemmeno io come sia stato possibile. Fino a ieri era primo agosto e adesso è settembre ragazzi, non ci posso credere. Per molti di voi dovrà iniziare la scuola. Così ho deciso di fare un video delle 10 cose che non rimpiango della scuola. Visto che adesso dovrò iniziare l'università, ho detto facciamolo. Quindi commentate l'hashtag back to school. Iniziamo. La prima cosa che non rimpiango della scuola è doversi svegliare alle 6:30 di mattina, doversi vestire di fretta, quindi malissimo ragazzi, malissimo. Nel senso, prendi le prime cose che ci sono nell'armadio e ti vesti. E poi dover arrivare a scuola di corsa e sperare che il bidello non abbia chiuso il portone, perché altrimenti arrivi di tardo e i professori ti guardano male. Cioè tu entri, fai buongiorno e il professore fa: entra Lamboglia, sempre in ritardo sei, a casa. La seconda cosa che non rimpiango della scuola sono i bagni che puzzano di fumo dalla prima ora. Ragazzi, tutto quello che volete, potete fumare tranquillamente, però io già dalla prima ora, se voglio andare in bagno, devo uscire che puzzo di fumo. Io alle 8 di mattina sto ancora dormendo, non è possibile che già vi fumate la sigaretta. Non so come fate, cioè, che poi quell'odore dei capelli non si toglie mai, cioè nemmeno la sesta ora, è assurdo. La terza cosa che non rimpiango della scuola sono i compiti stabiliti il giorno prima per il giorno dopo. Cioè, se io per esempio voglio organizzare, voglio scendere una sera, voglio uscire con gli amici o qualche cosa da fare, lo sport, qualsiasi altra cosa, e mi sono organizzata facendo i compiti prima, tu che fai, professore? Mi assegni i compiti il giorno prima per il giorno dopo. E non sono nemmeno pochi, ci hai assegnato 100.000 esercizi. Poi ti chiede perché non li fai. Ma io avevo questo evento, dovevo andare dal dottore, devo fare questo. A me non interessa, io ho assegnato i compiti, li devi fare. La quarta cosa che non rimpiango della scuola sono quei professori che si dimenticano che la scala di valutazione è da 0 a 10, non da 0 a 6. Perché se io vado bene, amici, Lamboglia, hai fatto il compito migliore della tua vita e poi mi metti 6, non è molto coerente, ok? E poi come faccio ad avere la media alta se poi voto più alto che metti 6? Cioè, posso avere soltanto 4 con te. E poi non mi dire che un 6 è come un 10, perché un 6 non è un 10, la matematica non è un'opinione. La quinta cosa che non rimpiango della scuola sono quelle domande assurde che ti capitano nei compiti in classe. Perché sono sicura che anche voi avete quel professore che si legge pure le letture per poterti fare quella domanda impossibile nel compito che tu non puoi mai rispondere, anche se sei studiato tutto e sei tutto a memoria. Ditemi che è capitato pure a voi, perché io mi studiavo tutto il libro e poi quella domanda non sapevo mai rispondere, che non ci stava nel programma, ragazzi, non ci stava nel programma della vita. La sesta cosa che non rimpiango della scuola sono i 10 minuti di intervallo. Perché? Per tutto, perché devono essere 10 se io studio per 6 ore consecutive? Perché devo avere soltanto 10 minuti di intervallo? Seconda cosa, i professori non ci daranno mai tutti i 10 minuti di intervallo, cioè finiscono sempre 3-4 minuti dopo il suono della campanella e tu fai un intervallo di 5-6 minuti, che veramente tu esci dalla classe e poi suona la campanella e devi rientrare. Assurdo. E ci riallacciamo alla settima cosa che non rimpiango della scuola, ossia la fila alle macchinette durante l'intervallo. Perché io quei pochi minuti che ho li devo sprecare anche per prendere qualcosa da mangiare, perché sto morendo di fame. Anche perché i professori non ti fanno mai uscire dall'aula quando stanno spiegando. Dicono: no, ci sta l'intervallo, esce l'intervallo. No, è appena passato l'intervallo, dovevo uscire all'intervallo. Alla fine io non faccio niente, non riesco a prendere manco da mangiare perché sta tutta la fila e faccio tardi e il professore si arrabbia. Ditemi se è successo anche a voi, perché io non credo di essere l'unica persona alla quale è successo. L'ottava cosa che non rimpiango della scuola sono quei compagni di classe che, voglio capire com'è possibile, che copiano da te, copiano tutto da te, un altro poco copiano anche il nome, ma prendono un voto più alto di te. Cioè, mi dovete spiegare, se lui ha copiato tutto da me, com'è possibile che ha preso un voto più alto? E lì partono le questioni assurde col professore, ma anche col tuo compagno, che dici: com'è possibile? Voglio sapere pure io come diamine hai fatto, voglio prendere pure un voto più alto copiando da tutti quanti, non studio mai niente. La nona cosa che non rimpiango della scuola sono quelle frasi tipiche dei professori che dicono: ragazzi, io oggi non mi sento bene, sono venuta soltanto per voi, perché ci tengo a voi. Giustamente il professore non è che è venuto perché viene pagato e se no si deve prendere la giornata di malattia. No. E poi quando noi siamo malati se la prendono pure, ci dicono che noi facciamo le assenze strategiche per non fare le interrogazioni, che alle volte è anche vero, però non sempre, cioè non fate tutta l'erba un fascio. E l'ultima cosa che non rimpiango della scuola, sia la decima cosa, è il mese di maggio, perché lì veramente succede di tutto. A maggio devi farti 3 compiti, 4 interrogazioni, 2 o 3 verifiche in una settimana. Cioè, assurdo.
assurdo, mettono tutti quanti i copri tutti assieme. Perché c'è aprile che non fai niente, c'è aprile spiegano, si vanno un po' avanti, a maggio tutto, scatenate all'inferno. Facciamo una petizione contro i professori che si rendono conto che a maggio non devono fare tutte quelle interrogazioni, tutti quei compiti in classe. Lasciate un pollice in su se anche voi volete partecipare a questa petizione. Vabbè, io ho detto tutte queste cose, mi sono un po' sfogata, però credo che nel corso del tempo rimpiangerò la mia scuola. Perché alla fine gli anni di scuola possono essere brutti, però sono gli anni migliori della nostra vita, che non dobbiamo passare mai piangendo e stando male. Quindi per tutte le persone che adesso devono incominciare la scuola, magari cambiare classe di terza media, primo liceo, e che devono fare questo passaggio molto importante, fatelo sempre con forza, non vi fate mai abbattere dai vostri compagni magari un po' più cattivelli e dai vostri professori, cercate sempre di essere forti, perché sono gli anni migliori che potete vivere e viveteli bene. Bene, se questo video vi è piaciuto mi raccomando di lasciare un pollice in su e di farmi sapere nei commenti che classe farete quest'anno e se siete pronti per questo nuovo anno scolastico. Mi raccomando di seguirmi su tutti i social, Facebook, Twitter, Instagram, Musical.ly, Telegram, 21 Buttons, sono tutti in descrizione. Condividete questo video ovunque con tutte le persone che adesso devono incominciare la scuola. Iscrivetevi al canale attivando le notifiche, vi basta cliccare su quella campanellina vicino al tasto iscriviti. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!